Dal 1 di gennaio del 2015 entrerà in vigore il decreto 20 sul sistema a ruota. Questo, per gli appassionati del mondo dell'auto, porterà due grandi novità. Uno, dal 1 di gennaio tutte le ruote che verranno montate, ruote in lega, ruote in acciaio, ruote per trasporto leggero, dovranno essere omologate. Omologate NAD, che è l'omologazione del Ministero dei Trasporti italiano, oppure omologate ECE 124, che è un'omologazione europea e quindi valida in tutti i paesi dell'Unione. La seconda grande novità è la possibilità già da oggi di montare sulla propria auto misure di pneumatici anche non riportate a libretto, purché la ruota che viene montata sia omologata sempre NAD o ECE. E purché la misura di pneumatico sia indicata nella fitment list della ruota omologata. Questo decreto non è retroattivo, quindi non vale per le vetture che sono già in circolazione. Tutti gli appassionati che si recheranno dal 1 di gennaio in un punto vendita per montare delle ruote in lega dovranno quindi uscire dal punto vendita con tre pezzi di carta, con tre certificati. Il certificato NAD con la fitment list, con un elenco quindi di vetture, e il consumatore deve controllare che la propria vettura sia presente in questo elenco, e questo certificato è rilasciato appunto dal Ministero dei Trasporti. Un certificato di conformità del sistema a ruota che viene rilasciato dall'azienda costruttrice, quindi nel nostro caso da MAC, ed è un certificato che il gommista o comunque l'operatore professionale scarica da internet dal sito della MAC. E il cosiddetto allegato E, che è il certificato di corretto montaggio, che viene rilasciato, compilato e rilasciato direttamente dal professionista che ha effettuato il montaggio. A questo punto, nel primo caso, cioè nel caso in cui si montino dei pneumatici già indicati a libretto, bastano questi tre pezzi di carta infilati nel libretto per essere a posto. Nel secondo caso, e cioè quando il consumatore vuole montare una misura di pneumatici diversa da quella indicata a libretto, bisogna recarsi con questi tre certificati e con le ruote montate presso un CPA della motorizzazione per farsi scrivere la misura appena montata sul libretto. È sostanzialmente un adesivo che viene applicato sulla carta di circolazione. Per un mercato che non sarà più quello di prima, e per queste grandi opportunità di montare appunto pneumatici maggiorati che prima non c'erano, MAC è pronta. È pronta già adesso con oltre 30 combinazioni di misura e modello omologate NAD, è pronta con diversi certificati ECE, circa una quarantina, e entro il primo trimestre dell'anno prossimo saremo pronti con il completamento della gamma e quindi con oltre 100 combinazioni ruota, modello e misura.